25 aprile, festa della liberazione. Quest'anno cade il 75° anniversario di quel lontano 25 aprile del 1945, la data in cui i partigiani proclamarono l'insurrezione generale, indicando a tutte le forze partigiane di attaccare i presidi fascisti e nazisti. Noi ogni anno commemoriamo questa data per ricordare appunto la liberazione dal ventennio fascista. E lo facciamo con la deposizione di una corona ai caduti. Quest'anno la celebrazione si è svolta in maniera particolare. Ho personalmente da solo deposto le corone sia a Pantieri che a Castelbellino con la sola presenza di una rappresentante dell'ANPI, così come da indicazioni della prefettura. Da sempre una certa parte della politica contesta questa data, questa celebrazione, e la stessa parte della politica che vorrebbe una rivisitazione, una rilettura del periodo storico. Ma la storia è importante perché ci insegna a non commettere gli stessi errori. Così come è importante la memoria, perché la memoria fa sì che oggi siamo quello che noi siamo. Per cui noi, come Castelbellino, continueremo a celebrare il 25 aprile come festa nazionale, perché siamo convinti che vogliamo mantenere vivi i valori che sono anche alla base della nostra carta costituzionale. Avremmo voluto festeggiare anche la festa della liberazione dal Covid-19, ma dobbiamo aspettare ancora. La situazione è difficile anche se si iniziano a vedere i primi risultati per i sacrifici fatti. Oltre alle difficoltà, però, questo periodo ci ha anche messo dinanzi a noi stessi, portandoci a rivalutare la scala dei valori della nostra vita. Abbiamo capito che non siamo immortali e che non siamo nemmeno i padroni del mondo. Così come abbiamo capito che un consumismo sfrenato come quello a cui ci siamo abituati negli ultimi anni comporta delle grosse problematiche a partire dall'ambiente. D'altronde, la misura della qualità della vita non può essere basata solo su un aspetto economico e questo lo stiamo rivalutando tutti quanti. Si comincia a parlare di decrescita felice, anche mantenendo tutti quei vantaggi che lo sviluppo ci ha portato. Abbiamo capito un'altra cosa, abbiamo rivalutato l'importanza dello stare insieme, della socializzazione e questo dell'appartenere a una comunità, e questo te ne rendi conto soltanto come sempre, quando le cose ti mancano. Abbiamo capito una cosa, che dobbiamo valorizzare le persone anziane. Sono all'origine del nostro essere, sono coloro che ci hanno insegnato a vivere dandoci valori fondanti con il loro esempio. Un altro aspetto importante che stiamo rivalutando è tutto quello che è il pubblico. Per anni abbiamo pensato che tutto quello che è il settore pubblico non funziona. Poi però nel momento del bisogno tutti quanti ci rivolgiamo al pubblico, per cui la sanità in primis, le istituzioni, le forze dell'ordine, la protezione civile. È facile parlare di efficientamento e di esternalizzazione, e poi ritrovarsi invece con le problematiche derivanti da queste scelte. In tutto questo la politica ha le sue colpe, la politica richiede una visione di lungo periodo, invece oggi è costretta a rincorrere quello che è il consenso elettorale immediato. Nell'immediato spesso e volentieri devi assecondare la pancia delle persone e non ti puoi permettere una visione appunto a lungo. Ma non sempre quello che è bene nell'immediato poi si rivela una buona scelta anche nel lungo periodo. E su questo la politica appunto deve crescere, deve imparare. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che sono stati in questo momento difficile in prima linea, in primis gli operatori sanitari che hanno pagato anche molto pesantemente questa loro essere in prima linea. Così pure tutti quelli che in qualche modo hanno permesso di andare avanti in questo periodo difficile, e parlo dei negozi, delle commesse, dei negozi, delle farmacie,
delle forze armate. E un ringraziamento particolare voglio farlo alla nostra Protezione Civile, perché si è messa subito a disposizione per aiutarci a gestire questo momento di difficoltà. Un altro ringraziamento lo voglio fare ai dipendenti comunali che hanno gestito questi momenti, appunto, con disponibilità e cosci dell'importanza dell'ente pubblico e la vicinanza nel momento del bisogno. Voglio anche ringraziare tutti voi cittadini che avete, con il vostro stare a casa, collaborato al non diffondersi del virus. E questo ha richiesto, capisco, dei sacrifici, ma tutto sommato la nostra comunità non ha avuto, diciamo, casi importanti, pur avendo una diffusione sul territorio poteva essere pericolosa, visto che le nostre comunità sono molto concentrate, abitiamo in un territorio molto, molto, in maniera molto concentrata. Come sempre, dopo una crisi c'è una rinascita, per cui coscienti che ci aspetta un futuro migliore, cogliamo l'occasione per rivedere le nostre priorità e consapevoli che si vive meglio se tutti viviamo meglio. Ma questo i cittadini castelbellini lo sanno da sempre. Buona festa della liberazione a tutti.